È chiaro che è stata una situazione che ha colpito tutti quanti di sorpresa e noi come gruppo squadra ci siamo promessi di isolarci da tutto ciò che ci circonda fuori, cercando di pensare solo esclusivamente a quello che a noi compete, che è il campo, anche perché siamo alle porte di una partita estremamente importante in chiave classifica contro il Carrarese e dobbiamo essere bravi a non crearci degli alibi perché non ci devono appartenere. Noi dobbiamo prepararci al massimo per cercare di fare una bella prestazione e cercare di uscire dalle posizioni di playout. È chiaro che è innegabile che ha scosso tutti quanti e tutti quanti ci siamo creati delle domande, dei dubbi, perché è normale, siamo umani e quindi è normale che delle perplessità o dei pensieri, tutti quanti noi ce li siamo fatti. Detto questo, non abbiamo risposte se non quella che abbiamo sempre alle spalle il presidente Iachini, che per ora ci ha tranquillizzato e ci ha cercato di darci forza, e noi, detto questo, ora dobbiamo essere bravi a concentrarci su quello che dobbiamo fare sul campo. Anzi, è in questi momenti, nei momenti di difficoltà, quando succedono cose impensabili, che anche come professionisti dobbiamo denotare grande forza e soprattutto riuscire ad affrontare le difficoltà a testa alta. Quindi questo ce lo siamo imposti, ce lo siamo promessi e non ho dubbi, conoscendo i ragazzi, che sul campo sicuramente la prestazione la faremo. Detto questo, non so che risultato verrà fuori, però sicuramente cercheremo di onorare la maglia e di fare il massimo di ognuno di noi, più del 100%. Perché anche questa situazione ce la impone a dare qualcosa in più e rendere orgogliosi i tifosi come lo sono sempre stati e come sempre ci hanno applaudito anche quando i risultati non sono venuti, ma sul campo abbiamo dato tanto. Noi ci stiamo provando, ce lo siamo promessi come gruppo e ci siamo promessi di fare di più rispetto a quello che stiamo facendo e tutto ciò che ci circonda fuori a noi non ci deve interessare. Quindi noi dobbiamo stare concentrati sul nostro campionato, sulle nostre prestazioni, anche perché in classifica siamo ai play-out e vogliamo uscire, perché siamo anche convinti che per quello che abbiamo espresso in queste partite, dall'inizio della stagione, è una classifica che non ci compete. Perché basti pensare veramente con 4-5 punti in più, che sono stato anche basso per le prestazioni che la squadra ha fornito fino ad oggi, staremmo parlando di un Teramo che è a giocarsi il quarto posto in classifica e saremmo sulla bocca di tutti per il gioco espresso. Quindi sappiamo che abbiamo commesso anche errori, abbiamo perso dei punti anche per tanti errori nostri, che siano sia a livello individuale che di squadra o perché siamo mancati nella partita di Montevarchi come atteggiamento. Abbiamo commesso tanti errori che ora fanno sì che siamo invischiati nella lotta dei play-out, però da giocatore intelligente, da gruppo squadra intelligente e sensibili a tutto ciò che abbiamo fatto e tutto ciò che stiamo vivendo, dobbiamo essere bravi a tirare fuori qualcosa in più e ripeto la parola isolarsi perché noi dobbiamo concentrarci sulla nostra professione che è quella del campo.